Salve, mi chiamo Fabio Cosenza. In questo tutorial vi spiegherò in 2 minuti come funziona il metodo change, cioè il cambio degli item. Molto utile se uno vuole cambiare un oggetto normale con un cache o deve evitare di chiedere anche materiali e comprare direttamente cache. La prima cosa da fare è andare nel menu Costruisci, posiziono due marciapiedi e strambo lenziti per far vedere come funziona. Dopo averli posizionati in siti occorre fare qualche ingresso in modo da consentire di memorizzare i nostri marciapiedi al bot. Poi si esce dal gioco, rigorosamente si esce. Ecco qui. E si lancia il Ruby Bot. Si fa partire il Ruby Bot. Ok. Dopo che il nostro Ruby Bot è partito, si va nel plugin Loopyville, che è presente nel Ruby Bot, si va nella funzione Change. Io ho già inserito gli item per accelerare i tempi, ho messo qui il marciapiede strambo oro e qui il Natale da convertire, che è una casa che richiede molti materiali, oltre 50 materiali. Allora, cosa si fa? Si seleziona siti, perché io ho posizionato i marciapiedi in siti, quindi si seleziona. Occorre soltanto salvare il nostro lavoro, ok, e premere il pulsante start. Ok, quindi qui si mette il marciapiede strambo oro che noi dobbiamo convertire, e qui l'oggetto che a noi serve è convertito. Ok, quindi qua mettiamo il strambo oro, perché ho messo strambo oro in siti, e qui mettiamo l'oggetto che vogliamo, che costa in coin o in cash, comunque convertito è già pronto senza richiedere nessun materiale. Cliccando sul log qui nel bot si vede il processo del bot. Ecco la nostra conversione. Ok, ora non ci resta che andare a verificare se effettivamente in siti il processo è avvenuto con successo. Perfetto. Ecco il gioco caricato. Andiamo a vedere ora se i nostri item sono stati cambiati. Ecco qui. Con questo tutorial vi saluto e vi lascio un buon divertimento da Fabio Cosenza.